Assessore Bobbio, un'importante notifica è stata fatta al campo CONI, l'agibilità. Sì, il 24 luglio la Commissione di Pubblico Spettacolo Comunale ha deliberato questo atto importante, quindi il campo CONI è finalmente agibile sotto il profilo ovviamente di sicurezza e sportivo, un risultato importante. A me piace ricordare che il cantiere del CONI iniziò nel 2013 con l'amministrazione Cattaneo, quando io ero assessore allo sport, con il rifacimento del manto della pista, e adesso in questi anni si è continuato investendo sulla riqualificazione degli spogliatoi e su alcuni aspetti di sicurezza. E nonostante alcune criticità di carattere tecnico, voglio ringraziare gli uffici che hanno mantenuto la barra dritta e hanno portato a casa un risultato importante per una riqualificazione totale, sia sportiva sia di carattere più complessivo, e quindi un impianto che è altamente riqualificato, altamente competitivo e appetibile per ospitare eventi di ampia portata e per l'allenamento quotidiano delle nostre eccellenze sportive, un impianto rinnovato nella totale sicurezza. Quindi questo a mio avviso è un risultato importante che, come attuale vice sindaco sui lavori pubblici e precedente in passato sullo sport, insomma, mi dà particolare soddisfazione nel rilancio delle impiantistiche di questa città. Finora abbiamo potuto ospitare degli eventi piuttosto anche purtroppo contenuti e consentiti in base ad un rilascio di una licenza temporanea. Oggi finalmente abbiamo un impianto che può essere utilizzato e sfruttato in tutta la sua potenzialità, abbiamo una bellissima pista di atletica, speriamo di avere in futuro dei meeting importanti e di livello, perché, e che siano di livello rispetto al capoluogo di provincia, al fatto che a Pavia deve essere proiettata verso questa vocazione sportiva, ospitando incontri e meeting di livello. Quello che mi preme dire è questo: la situazione degli impianti sportivi a Pavia la conosciamo, c'è da lavorare, e sono contento che dopo poco più di un mese dall'insediamento di questa amministrazione si sia ottenuta l'agibilità del campo CONI, e che spero che sia di buon auspicio anche per tutti gli altri impianti, per consentire non solo a chi fa atletica, che è importante, ma anche la pratica degli altri sport qui a sport di squadra, qui a Pavia. Questo è un primo tassello molto importante, tassello che avevamo iniziato nel 2013, quando avevamo con la giunta precedente era stata fatta l'operazione per cui io ero assessore, Bobbio era assessore, avevo caldeggiato insieme a lui naturalmente il rifacimento della pista. Un investimento importante allora di 630.000 euro circa, quindi, ed oggi abbiamo una pista che è una fra le più belle in assoluto nel contesto nazionale. Oggi abbiamo avuto anche il riconoscimento ufficiale per cui può essere utilizzato, quindi sono a posto gli spogliatoi, sono a posto tutto il resto del campo, di conseguenza un beneficio per quanto riguarda la città, quindi usufrutto di uno degli impianti, un bel impianto, qualcuno lo considera minore, io non lo considero minore, per il semplicissimo motivo che per me l'atletica è qualcosa di importante e quel campo per me è qualcosa di importante, e ogni tanto vado anche a fare un giro, mi fermo per qualche minuto a guardare i ragazzi che corrono. Qualcuno mi riconosce anche, non per il fatto sotto aspetto politico, ma perché ho anche degli amici dentro che hanno continuato nell'attività, naturalmente oggi come allenatori, non più come atleti, e di conseguenza io ci ho corso tanto dentro, ci ho vinto, ho anche perso naturalmente, ma è stata una grande scuola di vita. Quindi quello che io voglio dire è che auguro a tutti i ragazzi di poter intraprendere determinate attività, in particolar modo per quanto riguarda l'atletica, perché è un contesto estremamente sano che ti fa crescere anche con uno spirito molto forte.